vediamo adesso un modo particolare per chi vuole perdere peso. Vi dico subito che per perdere peso non è necessario fare grandi sacrifici, è sufficiente imparare a mangiare con intelligenza. Per esempio, se noi sappiamo di avere una macchina che consuma zuccheri da una parte, per esempio carboidrati che danno zuccheri, che a loro volta danno questo tipo di energia, e questa è un'energia che però a un certo punto appesantisce l'organismo, possiamo utilizzare delle energie che abbiamo di riserva nel nostro organismo, che è dentro le nostre cellule grasse, le cellule adipose. Allora, quando è che si attiva il sistema delle cellule adipose che ci possono dare il grasso? Il grasso buono trasformato in energia pulita, quando riduciamo la quantità di zuccheri che assumiamo. Allora la premessa è, se facciamo una dieta, un'alimentazione povera di carboidrati, vuol dire poco, sotto i 100 grammi al giorno per intenderci, ecco, accanto a quella dieta povera di carboidrati non abbiamo un abbassamento dell'insulina. Abbassando il livello di insulina, cosa accade? Nel nostro organismo si attiva un sistema che è il sistema della chetogenesi, cioè si formano delle sostanze come il destro beta idrossibutirrato, di beta idrossibutirrato, che fa parte dei corpi chetonici insieme all'acido acetoacetico e insieme all'acetone, e in questo modo noi possiamo attivare la nostra energia da un motore elettrico piuttosto che da un motore a benzina. Diciamo, se il motore a benzina era un motore che noi utilizzavamo come glucosio, il motore elettrico ci è dato proprio dai nostri stessi grassi. Cioè, con bassi carboidrati e con bassa insulina si attiva la mobilizzazione degli acidi grassi dal nostro pannicolo adiposo, dovunque esso sia, dalla ciccia dei fianchi fino ai pannicoli più reconditi delle cosce, eccetera, eccetera. Lì noi smaltiamo la quantità di acidi grassi che vanno nel fegato, vengono trasformati in beta-idrossibutirrato, e il beta-idrossibutirrato è l'energia pulita che arriva direttamente ai muscoli, al cuore e al cervello, dando tutta l'energia senza dare scorie di nessun genere. Perché? Perché fanno parte del nostro patrimonio proprio metabolico interno e quindi non abbiamo apporti dall'esterno. Questo è un metodo intelligente per poter dimagrire. Per far questo, come si può fare? Si può fare utilizzando una dieta che magari ci accontenti mangiando cose anche buone, saporite, che però abbiano un basso contenuto di carboidrati, una giusta dose di proteine e anche una buona dose, diciamo così, di grassi. Questo triplice, diciamo così, composto ci permette di dimagrire. Mangiandolo quanto? Una volta al giorno, basta.